Ciao ragazzi, vi avevo promesso che vi avrei parlato del double use gin dall'Ezio. Allora, non sono d'accordo con quello, sarò rapidissimo, non sono d'accordo con quello che spesso leggo nelle recensioni perché lo definiscono gin agrumato e lì la chiudono. Ecco, hai un gin agrumato, toh, prenditi questo. Non è proprio così. Secondo me questi, soprattutto mi capita di leggerli in internet. E quelli che vendono online non sono tutti così, sia chiaro, sennò qui cominciamo poi con i vari commenti assurdi. Però l'impressione che si ha è che questi leggano solo le schede, ma non si prendono la briga di assaggiare quello che vendono. Chiaramente questo è un discorso generale, c'è chi invece assaggia, eccetera, eccetera. Tornando su questo gin, allora, Dabo Yuzu, lo Yuzu è un agrume giapponese che regala delle sensazioni agrumate. Il mondo dei profumi degli agrumi è immenso, è immenso. Le sfumature sono tante. Quindi, definire questo gin semplicemente agrumato è riduttivo e anche sbagliato, perché la sensazione agrumata, per come la viviamo noi occidentali, in realtà è molto limitativa, perché se io ti dico è un gin agrumato, tu pensi ai tuoi cedri di Calabria, ai tuoi limoni di Sicilia, eccetera. Qui invece la sensazione è completamente diversa. Double, perché va da sé che tra le varie botaniche di questo yuzu ne hanno utilizzato una quantità maggiore perché vogliono marcare questa tipologia di gin con questa sensazione. Ma quello che io invece vi racconto è che se voi lo provate ad assaggiare puro, ad annusare, sentirete sì una leggerissima sensazione di agrumi, leggera per modo di dire, ma è molto fine, molto raffinata, molto ben fatta, molto equilibrata. Ma andate a notare che cosa sentite in mezzo anche. Si notano anche, si percepiscono dei ricordi di petali di rosa, di licci. E come fate poi per andare a catturare definitivamente? Lo provate in tonica. Mettete 50-60 grammi in tonica e noterete come la parte floreale che vi ricorderà le rose o il frutto del lici inizierà a venire fuori, perché a noi occidentali lo yuzu ricorda anche questo. Ciao ragazzi, anzi, abbinatelo a delle crudità di pesce. È un gin che non consiglio puro perché è molto concentrato, ma abbinatelo a delle crudità di pesce o dei risotti col pesce, risotti anche con la carne, carni bianche. È un gin che si presta molto bene. Ciao.